Buonasera Ministra. Buonasera. Un gol per tempo e il sesto successo consecutivo è arrivato. Soddisfatto? Sicuramente sono soddisfatto, sicuramente sono contento per i ragazzi perché ci stanno mettendo il massimo per cercare di raggiungere i playoff e che dire, ogni partita questi ragazzi stanno dimostrando che oltre alle qualità tecniche e tattiche che hanno delle qualità morali importanti. La squadra è in forma nel momento topico della stagione? Ma, la squadra sta bene soprattutto mentalmente, come ripeto e ribadisco, i complimenti vanno fatti soprattutto a chi non gioca e a chi entra poco, che durante l'allenamento alza sempre il livello della qualità. Ci godiamo questo momento, adesso che cominciano i primi caldi, sappiamo che abbiamo bisogno di tutti, però andiamo avanti a lavorare a testa bassa. Ecco, tre gare al termine, quattro squadre, uno spazio di tre punti al vertice, la lotta per la Serie C è apertissima. La lotta per la Serie C è apertissima, noi guardiamo quelle dietro, intanto che sono oggi sono a quattro punti e poi quello che succede, arriveremo all'ultima giornata e vediamo dove siamo. Ecco, una giornata perfetta, ci vuole che critica da fare alla squadra oppure lei è soddisfatto così? Ma sono sicuramente soddisfatto, un primo tempo ottimo e magari ecco, potevamo fare un secondo gol, poi quando la squadra il secondo tempo c'è stato da soffrire gli ultimi 20 minuti quando saltano gli schemi magari perché cambiano moduli tutti quanti e quelle qualità nel soffrire, nel voler portare a casa il risultato o ce l'hai dentro perché hai orgoglio e carattere e voglia di dimostrare che magari non sei quello del girone d'andata, escono alla grande e bisogna fare complimenti a tutti i ragazzi. Ecco, ha stupito nell'undici iniziale la panchina di Guarneri, due gol domenica scorsa, una scelta tattica, era infortunato? No, Guarneri stava bene, la scelta tattica, la domenica prima ho giocato Guarneri, ma ripeto, per me non sono titolari, sono ogni 25 titolari, dispiace mandare qualcuno in tribuna, perché meriterebbero tutti di giocare e meriterebbero tutti di giocare in qualsiasi altra squadra in Serie D da titolare questi ragazzi. Senza nulla togliere al gol grandioso di Paloschi o alla raddoppio propiziato da Forlani, credo che forse la fotografia della partita sia l'ultima parata di Tommasi, che dimostra quanto ci teniate a fare un buon risultato e anche a tenere la porta migliorata. Sei d'accordo? Sicuramente vogliamo sempre fare il massimo, poi ci sono anche gli avversari che sono, bisogna dare anche merito agli avversari perché era un'ottima squadra, aveva vinto quel Palazzolo domenica scorsa, e questa voglia di non prendere gol è parte dal primo attaccante al portiere che anche oggi ha fatto due parate importanti. Se non vado errato, con la Casatese è arrivata la tua prima vittoria qui col Desenzano, adesso ne è arrivata un'altra, è passato tanto tempo, quanto c'è di tuo in questa metamorfosi della squadra e quanto senti tua questa metamorfosi con Desenzano? Ma sento mia sicuramente poco, perché gli artefici di questa cavalcata straordinaria sono i ragazzi, soprattutto perché magari sono stati bravi a capire quei concetti pochi che magari chiedo, e sono stati bravi loro a interpretare, quindi il merito è solo loro, va fatti i complimenti e noi siamo qua, però io sono allenatore e io sono orgoglioso di questi ragazzi, di questo gruppo, comunque vada da qua alla fine. Avete risvegliato un paese tranquillo e pacioso come Desenzano, ci sono gli ultras adesso che vi seguono con interesse anche? È una cosa bella, positiva, soprattutto anche per questi ragazzi che vuol dire che questi tifosi si immedesimano nei giocatori, ma non tanto per le qualità ma per quello che mettono sul campo, per la voglia di lottare e di non mollare mai.